Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. La conversione in legge del decreto legge in esame oggi, il decreto sicurezza BIS, è un importante passo avanti per il controllo dei flussi migratori e il contrasto alla complicità dell'immigrazione clandestina. Io vorrei ricordare ai miei colleghi del PD, ricordandoli che finché esistono i confini di Stati nazionali, la clandestinità è e rimarrà sempre un reato. Il netto calo degli sbarchi dovuto all'azione di questo governo e in modo particolare al Ministro dell'Interno Matteo Salvini trova ora nella sanzione amministrativa e nella confisca dell'imbarcazione due nuovi strumenti che, insieme agli stanziamenti previsti per l'operazione di polizia sotto copertura, migliorano il nostro ordinamento per spezzare questa catena incentrata sulla tratta di essere umano che io sottoscrivo, definisco con il suo vero nome il tratto di essere umano, nonché schiavismo moderno, che parte dall'Africa subsahariana e che passa dalla Libia per arrivare in Italia. È un tunnel fatto di falsa speranza, illusione, illegalità e di morte, che abbiamo il dovere sacrosanto di chiudere per contrastare la criminalità organizzata. Ogni sbarco è un segnale, è un incentivo agli schiavisti per continuare la loro attività di traffici illegali. Il nostro Paese deve rispondere con rigore e fermezza, affermando rispetto delle leggi in materia di immigrazione, le quali esistono per tutelare i confini degli Stati nazionali e per garantire concrete possibilità di integrazione a partire dal lavoro. Consentire flussi migratori di migranti economici aggirando le leggi vigenti è un male per i cittadini italiani ed è un male soprattutto per gli stessi migranti, perché si crea l'insicurezza. Legittimare una migrazione per ragioni economici sulle quali speculano l'illegalità è incoscienza. Negli anni precedenti gli abusi del sistema di accoglienza e delle domande d'asilo erano diventati la regola di ingresso nel nostro paese e così facendo i governi precedenti hanno commesso il grave errore di lasciare aperto solo i canali gestiti dai traffici di esseri umani e non solo. Oggi finalmente abbiamo un governo che sta facendo il possibile per realizzare il primo passo necessario alla soluzione dei problemi legati al controllo dei flussi migratori, e cioè fermare l'illegalità. Non dimentichiamo mai che la nostra non è una lotta contro degli esseri umani né contro l'immigrazione in quanto tale, ma contro la tratta di esseri umani che ancora oggi porta migliaia e migliaia di giovani ad abbandonare le loro terre per consegnarsi alla precarietà e all'illegalità, correndo il rischio di perdere la vita per il futuro illusorio. Il decreto sicurezza non sanziona il salvataggio in mare, e chi lo sostiene mente sapendo di mentire. L'immigrazione diventa una ricchezza per il nostro Paese quando viene regolata, controllata ed incentivata.
nella legalità, ma diventa un problema quando viene meno tale controllo. Il decreto sicurezza bis, con l'introduzione di strumenti amministrativi molto efficaci, sarà diventato davvero importante per tutelare i nostri confini, e le operazioni sotto copertura saranno strategiche per rompere definitivamente la rete dei trafficanti e offrire le prove necessarie e utili alla procura per perseguire tutti i tipi di trafficanti. Concludo, Presidente, auspicando che si possa trovare una strada condivisa anche in sede comunitaria, una strada che da una parte contrasti l'illegalità e che tuteli i confini, e che dall'altra sappia dialogare e cooperare con il mondo al di là del Mar Mediterraneo per contrastare quelle cause che spingono i giovani africani ad emigrare. Prima fra tutti la mancanza di un'equa distribuzione delle risorse, su cui anche l'Occidente ha grossa responsabilità e la cui soluzione certamente non può essere un'accoglienza a tutti i costi, che ha fatto dell'immigrazione una causa di povertà e precarietà e non una ricchezza come dovrebbe essere. Io approfitto per chiedervi, amici, colleghi, di ripensarci. L'immigrazione è, deve essere controllata ed è il compito della politica controllarla, ed è ciò che stiamo facendo con questo decreto. Grazie. Grazie, senatore Uobi.